Iniziamo già a mettere perfetto, ce ne mancano due precisi così possiamo entrare ed uscire e iniziamo a piazzare il nostro spawner. Allora, spawner, tac tac tac, così. In questo modo, se io metto una leva così si accende ya. E poi una jacket wire qui, yes, e la nostra soul cage sotto. Ok, a livello 5 si possono controllare con redstone, con il redstone signal, quindi quando ricevo un redstone signal starà ferma. Molto semplice, questo serve per dargli redstone signal più in sotto, perché se no non si può attaccare direttamente alla red, alla wire. Quindi è meglio fare così, in questo modo anche lo spazio sopra per far spawnare le cose. Qua sotto invece vogliamo un transposer, quindi andiamo a transposer. No, un pistone, due pezzi di legno, cobblestone e redstone. Ce ne serviranno un paio, quindi andiamo in direttissima così. Prendiamo. Beh, craftiamoci prima di tutto. Ah, troppa roba nell'inventario. Allora, piena di utensili extra. Perfetto. Poi, questo ce lo dobbiamo tenere. Apriamo la nostra bag. Buttiamo questo dentro. Ok, qua abbiamo un sacco di schifezze. Allora, mettiamo in un altro po'. Ta-ta-ta. Ta-ta-ta. Ok. Anche queste. A posto. Allora, craftiamoci un pistone, serviva dell'altro legno. Ah, non ho legno. Va bene, ragazzi, torno subito. Ed eccoci tornati, adesso abbiamo un po' di legno che sta arrivando, questo dovrebbe essere più che sufficiente, ovviamente lo sto tagliando con il sawmill, quindi iron ingot qua. E ovviamente ho messo via tutta la mia cobblestone. Cobblestone. Vieni qua, perfetto. Così, nice, due pistoni. Per craftare il transposer abbiamo detto che è così, così, così e poi due pezzi di legno. Easy, yes. Quindi un transposer, non ho messo dentro questo ovviamente, quindi tac, tac. Perfetto. Allora, cosa dobbiamo fare con questo transposer? Questo, il primo di questi transposer, lo metteremo ah, girato malissimo. E oltretutto l'Omnitool non funziona come screwdriver, quindi devo craftarmi uno screwdriver. Allora, eccolo qua, uno screwdriver, un pezzo di legno e un pezzo di ferro. Molto easy. Ovviamente non ho nessuna delle due cose con me, quindi non posso neanche usare questa per craftarmelo. Però va bene. Nessun problema. Tanto casa mia è bella e a voi piace vederla. Allora, diciamoci uno di questi. Uno qua. Uno qua. Boom, screwdriver. Perfetto. Ora vogliamo la parte con la X in alto. Se mi ricordo bene, così. E non dovrebbe neanche avere bisogno di un timer. Dopodiché vogliamo scavare qua sotto. Finché non arriviamo qua. Perfetto. Poi fuori dal buco vogliamo prendere dei pneumatic tubes, eccoli qua, e metterli in codesto modo.
e poi prendere la nostra cara Ender Chest e piazzarla così. Qua dentro non c'è niente perché bianco 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 non lo usa nessuno. Ho deciso che il mio colore sarà il verde, quindi verde, faremo verde, bianco, nero. Yeah, è di qualcuno? No, perfetto. Quindi verde, bianco, nero è la bandiera 108 al momento. È bella, eh? È faiga. Chissà se c'è qualche... conoscete qualche stato che ha questa bandiera? Questi colori qua, così? Non lo so, era solo una cosa che mi stavo chiedendo in questo momento. Comunque sì, ritiriamo fuori i nostri secchiettini. Tac. Vieni qua. Ok. Andiamo a prendere un po' d'acqua nella nostra stanza della Tomcraft. Devo fare due viaggi probabilmente, però va bene. Ok. Presa troppo in fretta. Allora. Anzi, perché due viaggi? Facciamo semplicemente una cosa così. Molto devastante, ma ci può stare. Ok. Perfetto. Dopodiché prendiamo dell'acqua e la facciamo andare giù così. E ok, acchiappiamo questa. Mi sa che mi servirà un timer con quel transposer. Ya, yeah. Creta anch'io di sti. Allora, altro pezzo d'acqua. Tac. Poi acqua e acqua così. Beh. E così, e poi tentiamo di uscire. Perfetto, e tutte le strade portano al transposer e siamo tutti contenti di questo. Nice. Ok, ora scaviamo qua sotto per arrivare al nostro caro transposer. Yop. E mettiamogli. Tac. Andiamo a prendere un timer. Yes, yes, yes. Nel mentre abbiamo qua, prendiamoci un po' di smooth stone. Ok. Andiamo a prendere un timer. Dovremmo craftarcene un altro, ma va bene. E tappiamo qua, che quest'acqua non ci serve più. Ok. Poi un timer qua con Z. E lo mettiamo qui. Ok, lo facciamo andare ogni secondo. Mi sembra buono. Troppo veloce poi gli dà fastidio e lagga la gente. Quindi, e vediamo un po' se... Yes. E quindi tra poco dovremo vederli arrivare qua dentro. Ya, yeah. Yes. Eccoli lì. Perfetto. Ottimo, sono contento, sta funzionando. Che vuol dire che ci manca solo tu. Come diavolo sei entrato qua dentro? Oddio. Ah. Una testa di creeper. Come diavolo sono... come diavolo hanno fatto a spawnare qui dentro? Boh. Potrebbe essere il flux che c'è in giro. Potrebbe. Allora, adesso, avendo fatto quell'ender chest lì, dobbiamo andare a prendere il nostro soul shard che spawna blaze a tutta andare, ok? Poi dobbiamo andare di qua. Eccoci. E attivare la redstone. Per carità di Dio. No, era già attivata. Ok.
attivare la redstone e inserire lui, quindi vedete che non spawnerà dei blaze. E io sono molto grato di tutto questo, perché 5 blaze una volta sola mentre io cerco di uscire da un buco non funzionano. Però papam, nel momento in cui levo la cosa inizia il casino e iniziano a spawnare un sacco di blaze. Morite bastardi. Yeah. E i loro rods vengono trasportati dal pneumatic tube fino a qui dentro. Nice. Ora. Ora devo riuscire a trasportare tutti questi blaze rod qui fino a lì. Comunque sia, troveremo il sistema. Allora, ho usato un filter l'altra volta, non un transposer, che onestamente è più comodo secondo me, però va bene. Ecco là il nostro spawner di blaze bloccato come gli si conviene. Quindi cosa fare con questi blaze rod? Esattamente quello che abbiamo fatto l'ultima volta, ma su scala molto più larga. Ovvero vogliamo avere qua possibilmente, o anche qua, devo pensarci, ma sì, direi di metterlo su questo muro qua, un sistema di un sistema di power basato sui generatori, e mi serviranno molti più generatori di questi, che ne ho uno e me ne servono allora 5, 6, 7, quindi devo craftarne altri 6. Nessun problema, andiamo a craftarci questi generatori. I generatori sono fatti con una bat box, se non mi ricordo male, no? No, non con una bat, con una furnace. Quindi mi servono 6 fornaci, 6 machine blocks e 6 batterie. Aha. Allora, fornaci, possiamo anche fare una roba del genere. Tac, e poi fare... Ok, fare 3, 4, 5, 6, 7. Ma sì, meglio abbondare qua un deficere. Allora, poi mettiamone una nel pulverizer, vediamo se la... Questo è il power furnace. Una fornace e una fornace. Yo dog, I heard you like furnaces. No, ok. Vabbè, una fornace extra. Utensili extra. Due fornaci extra. Evviva. Allora. Poi ci servono dei machine blocks. Quindi ci servirà molto più refined iron. Per forgia di cose. Questo è già 9. Quindi è già 1. Ce ne servono 6. Ne 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7, e questi fanno abbastanza refined iron per fare 6 cose, quindi dovremmo aspettare che smeltino. Un'altra cosa che dobbiamo farci sono 6 batterie, ma le abbiamo già. Figata. Quindi io posso anche prendere la mia fornace, metterla qui, la mia batteria, metterla qui, e devo solo attendere che questo questi refined iron si smeltino. Ma nel mentre facciamo direttamente così: fornace, batteria, ya, yeah. Ok. Nel mentre che smeltiamo questi refined iron, io taglierò un attimo in modo che voi non dobbiate aspettare con me. Ah, tra poco. Ok ragazzi, ho finito di smeltare, abbiamo qua i nostri 28 refined iron. Ho già creato 2 machine blocks just because, mentre aspettavo, ed ecco qua 6 machine blocks per noi. Quindi metteremo uno qua, metteremo sotto una fornacina, sopra una batteria e 6 generatori. Nice. Dopodiché ci servirà un altro timer. E Gesù, i timer sono una rottura di palle. Allora, timer,
I timer si fanno con questi stone wafers. I stone wafers si fanno smeltando della stone nei powered furnaces. Perfetto. Quindi ne servirà uno solo di timer, quindi ci serviranno 8 wafer. Quindi 3, 5, 6, 7. Ok, questi dovrebbe essere abbastanza, ya. Anche che tanto ne crea 2, quindi in realtà potrei creare 2 wafer. Facciamo così. Perfetto. Ottimo, ottimo, ottimo. Allora, no, forse sapete che ne servono di più. Metto un altro paio. Allora, per fare questo serve soltanto della redstone sopra lo stone wafer, quindi ce ne servono 3 di stone wire. Ok, mettiamogli 3 wafer qua, mettiamogli una redstone. Facciamo 1, 2, 3. Nice. Dopodiché ci servono dei stone pointers. Una redstone torch, della stone e uno stone wafer. Allora, molto facile. Redstone torch, yes. Della stone e uno stone wafer. Ci dà il pointer. Perfetto. Poi, cos'altro ci serve? Ci serve dello stone anodote, quindi sono 3 wafer e 4 redstone. E poi ci serve un stone cathode, che è un'altra redstone torch con un altro stone wafer. Quindi, molto semplice. Tac, ok. Ci servirà dell'altra redstone. Meno male che ne abbiamo a strafottere, so anche che Luke me ne ha rubata un po', ma va bene così. Siamo qui per aiutarci. Tac. E poi serviranno. Serviranno un altro stone wafer. Ya. Mi sembra giusto. Quindi 3 stone wafer così. Della redstone così. Abbiamo 6 di qua. Addirittura te ne da 3. Ok, a posto allora. Quindi questo qua così. Questi 3 così. Il pointer qua in mezzo, lo stone cathode qua in mezzo, e io mi sono dimenticato che mi serviranno altri 2 di questi. Così, un altro timer. Perfetto. Ora vi chiederete perché, siccome lo faccio nella stessa stanza, io abbia usato le ender chest. Uno, perché sono più veloci dei tubi di per sé, quindi preferisco avere. Poi ho fatto il trasferimento di tutti i blaze rod che avevo fino a qua dentro. Sono più veloci dei tubi. E due, perché sono l'unica a non avere ancora delle Ender Chest, e cavolo, voglio avere delle Ender Chest, punto. Quindi iniziamo a scegliere dove mettere l'altra Ender Chest. La metterò tipo qua, so che sarà stupido, però la metterò qua. Facciamo quindi, tu sei nero, ya, e tu sei verde, ya, perfetto. Ottimo. Dopodiché andiamogli dietro. Ok. Oh cavolo, potremmo avere un problema. Non è il posto giusto dove mettere queste ender chest, evidentemente. Quindi altra ender chest. La spostiamo qua. Prendiamo questo. Ok. Non ho rotto. No, non ho rotto le cose. Ok. E tac, e andiamo qua dietro. Allora, mettiamo a posto qua. Allora, dietro di lei vogliamo avere un coso che non mi sono portato dietro, evidentemente. Eccolo qua, un transposer. Transposer, tac, finirà così, no, non lì. Marf, scendi, vai qua. Ok, ti giriamo finché non hai il puntino puntato qua dietro.